Michelangelo pensava attraverso il disegno e comunicava con la propria bottega, con i propri allievi attraverso il disegno. Quindi era la mano che guidava l'intelletto, come lui stesso scrive in un sonetto. Attraverso il disegno esprimeva le prime idee con schizzi veloci a penna, studi di chiaroscuro in cui studiava le ombre e le luci e studi di figura e di composizione. Il disegno era quindi proprio il percorso, il progetto che precedeva l'opera finita di pittura, di scultura oppure di architettura.